erano riviste che non stampavano migliaia di copie, erano stampate in poche centinaia di esemplari, erano riviste che non avevano appunto tirature alte, non erano riviste che producessero ricchezza per coloro ai quali le realizzavano, erano riviste che avevano la funzione di dare uno spazio alla discussione pubblica, di dare uno spazio alla creatività pubblica, di dare uno spazio a chi non ce l'aveva, chi non poteva pubblicare, non riusciva ad arrivare agli editori, oppure che voleva attraverso queste riviste far sentire la propria voce e la propria opinione su quello che era la poesia, la letteratura, la scrittura, la società. Quindi questo libro ha questa funzione, la funzione di ricordare queste esperienze, di darne rendiconto, di individuarne gli obiettivi e i bersagli, la poetica, il modo in cui si sono poste nel panorama letterario italiano, ma anche il compito, questo libro, di dimostrare che in un certo periodo della storia italiana, storia fiorentina, a partire dal dopoguerra per arrivare agli anni 2000, la poesia non è stato soltanto l'approdo alla turris eburnea degli intellettuali, oppure il luogo nel quale le frustrazioni, le lamentele, i dolori, le sofferenze dei singoli si riversavano in parole più o meno alate. Ha il compito di dimostrare che in realtà la poesia ha pesato, ha avuto un suo ruolo, ha avuto un suo significato e proprio attraverso questo significato ha segnato in maniera più o meno importante, in più o meno significativa, uno spazio nel quale la cultura italiana ha avuto delle chance e che spero appunto attraverso nuove riviste, io spero che attraverso nuove riviste, attraverso nuovi organi, attraverso nuove forme di utilizzazione degli spazi pubblici e degli spazi audiovisivi, la poesia, che in questo modo appunto la poesia possa tornare ad essere quel lievito della cultura individuale e pubblica che in Italia è sempre stata e che ha significato per essa la capacità di affermarsi a livello culturale generale. La poesia italiana, appunto, quella di cui si parla in queste riviste, ma anche quella appunto che ha rappresentato la cultura italiana nel mondo letterario generale, la poesia ha ancora queste possibilità, almeno credo che sia nostro compito riuscire a dargliela. Grazie. Grazie Giuseppe Panella. Come poi aveva già detto la dottoressa Bacca nell'introduzione presentando i nostri relatori, ora passo la parola alla professoressa Lucilla Saccani. Funziona quello? Sì, funziona benissimo. Allora, io sono veramente molto contenta che questo fondo abbia trovato una sua sede, la sede giusta, perché spesso, io mi occupo di arte contemporanea, noi in Italia abbiamo tantissime preziosi fondi, collezioni che spesso non trovano una collocazione perché ce ne sono tante e allora le istituzioni non rispondono. Ed è un peccato, il nostro recente passato in questo caso va protetto, è una fonte di studio, di ispirazione proprio per il futuro, per cui in questa preziosa biblioteca sono veramente molto contenta e sono anche molto contenta che ci sia una delle nostre giovani studentesse che lavora qua, cioè Giovanna Lambroni. Allora, mi ricollego a quello che appunto diceva Giovanna Lambroni, si tratta in questo fondo, in questa mostra che ancora non ho visto, di poeti che fanno arte e di artisti che fanno poesia, ma questo è perfettamente aderente al clima della neoavanguardia che si sviluppa dalla fine degli anni 60 ai maturi anni 70. La neoavanguardia che non dimentica gli insegnamenti di inizio Novecento, soprattutto alcune tematiche che vengono dalle
dalle tavole parolibere futuriste, dall'ironia del Dada che i nostri poeti visivi hanno recuperato, ma che vuole proprio portare un'energia nuova in quello che è la cultura. E infatti questa democratizzazione del linguaggio di cui si parlava nell'ultimo intervento è proprio il filo rosso che lega tutta la produzione della poesia visiva e dell'esoeditoria che prende vita proprio in questi anni. Democratizzazione dell'espressione artistica, ma anche a livello politico, anche in senso più ampio, a livello sociale, di dare una possibilità di pubblicare, di avere una diffusione, quindi una comunicazione in senso più ampio. Tante, e queste riviste, Tecne in particolare, tanto voluta da Miccini, aveva proprio questo filo di nasce contro l'editoria ufficiale, che è molto legata, secondo appunto le parole di Miccini stesso, dopo ve le leggo perché me le sono appuntate, ma che doveva dare la possibilità a tutti di poter comunicare, di poter avere un proprio spazio per comunicare arte, per comunicare ironia, per poter pubblicare le proprie espressioni iconografiche. Il filone attraverso il quale si diffondono queste riviste sono riviste fatte in casa, come diceva prima, proprio fatte in casa, e a quei tempi si usava il ciclostile e piccole macchine da stampa offset, passavano la notte a stampare, ed è così che sono nate queste riviste, non solo Quartiere forse un po' meglio, era pubblicata un po' meglio, ma Tecne è stata fatta nelle notti da Miccini e i suoi collaboratori, e lo stesso tante altre riviste come Carta Bianca, Tool, Beat, Lotta Poetica è durata un po' di più, forse sicuramente la più longeva di tutte queste riviste. In questo clima, soprattutto a Firenze, c'è un grande fervore, è il momento di fluxus e quindi dell'interdisciplinarietà, dell'immaginazione al potere. Pensiamo anche all'importanza che ha avuto la musica in questi anni. Giuseppe Chiari ha fatto parte, all'inizio è stato fra i fondatori del gruppo 70, poi se ne è distaccato perché appunto è stato per tutta la vita responsabile di Fluxus per l'Europa occidentale, ma intorno alle iniziative promosse da Pietro Grossi, che è stato il primo che ha fondato una cattedra di musica elettronica al Conservatorio Cherubini, lui che a 19 anni era il primo violoncellista del Maggio Musicale, che ha rinunciato proprio per uno stato di necessità perché credeva in questa nuova musica. Fluxus quindi è la nuova musica, è l'espressione delle performance e degli happening, ed è lo spirito che permane queste riviste. Ora, prima sono state citate sia Quartiere che Tecne. Diciamo che Quartiere è molto più antica, se si può dire, perché nasce nel 58. Nasce nel 58 e nel 67, cioè l'anno prima del 68, finisce. È stata fondata proprio da Lamberto Pignotti, insieme a Sergio Salvi, a Gino Gerola, a Giuseppe Zagarrio. Tant'è vero che Quartiere ha avuto prima un editore fiorentino e poi un editore del sud, siciliano, cioè ha avuto due editori proprio per questa difficoltà che queste riviste, che nascevano proprio con questa forte volontà democratica, poi non avevano degli introiti economici da poter
pagare un editore da poter vendere le copie. Direi che Quartiere anticipa quello che saranno poi le tematiche delle riviste successive, proprio per la sua apertura, anche per l'impegno politico che ha caratterizzato sempre il lavoro di Manescalchi, ma anche di Pignotti e di Muccini, di tutti loro. E Pignotti è fra i fondatori di Quartiere, poi nel 61 se ne distacca perché comincia a collaborare a Protocolli, che era un inserto di letteratura. Diciamo, potrei dire anche che Pignotti conduce la sua esperienza giovanile. Lui aveva fondato un'altra rivista, Il Monitore, quando era appena studente, che coinvolgeva tutte le energie, la volontà di comunicazione degli studenti, che poi, diventato adulto, ripropone e riconduce con Quartiere. Ora, Tecne ha avuto, ne sono usciti 19 numeri solamente, che non sono nemmeno pochi se pensiamo per esempio ad altre riviste di questo periodo. Nasce contro l'editoria industriale e dice Micini. Che Tecne vuole elaborare contenuti e forme estetiche sovversive e mettere in circolo le idee vincendo le difficoltà economiche che ostacolano la comunicazione. Proprio idee sovversive. Pensiamo per esempio a un'immagine molto, molto conosciuta di Sgro. Dio è... allora, lasciato lì, Dio è perfettissimo come una Volkswagen, cioè questa l'ironia dada, che era un'ironia amara, loro la ripropongono con una maggiore libertà, con questo spirito fluxiano. Tutti e due, sia Pignotti che Micini, hanno questa forte volontà contestataria, propositiva. Per esempio Pignotti dice: rispetto all'arte tecnologica, le cosiddette arti d'avanguardia, la cosiddetta arte d'avanguardia,